Ha minacciato le abitazioni, vasto rogo di sterpaglie divampato nel primo pomeriggio di oggi a Pratola Superiore, a pochi passi dalla ferrovia. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Sulmona con due mezzi e diversi uomini che hanno contenuto le fiamme alimentate dal vento. Un'operazione non affatto facile. In pochi minuti il fuoco ha divorato quasi due terreni agricoli. I residenti che hanno immediatamente allertato i pompieri sul numero di emergenza si sono riversati in strada per dare manforte. Problemi si sono registrati sul fronte della viabilità. La situazione dopo i primi momenti di tensione sembra sotto controllo. Il rogo ha minacciato le case. L'estate calda degli incendi comincia quindi a far sentire i suoi effetti. Solo la scorsa domenica a Vittorito erano state bruciate ben 300 piante di ulivi e anche alcuni oliveti a causa di un vasto incendio.